Dani. Sì, a questo soprattutto un uomo sulla diagonale stretta, credo che fosse riferito a Giba, che ha già attaccato dei palloni in quella zona, quindi o il giocatore vicino rete deve cercare di fare un passo velocemente per arrivarci, o è libero già piazzarsi da quella parte. Chiudiamo anche il discorso sull'importanza di avere trovato, almeno così sembra, subito in questa partita se ne sta facendo centrale. Chiudiamo quel discorso nel senso che l'equilibrio della nostra distribuzione nelle ultime partite, i nostri centrali sono stati poco coinvolti nel gioco e sappiamo che nella fase di ricezione questo non deve portare dei vantaggi agli avversari, perché diventiamo più leggibili poi nella distribuzione. Vermiglio è il nostro palleggiatore adesso alla battuta, la ricezione di Giba. Riccardo non può giocare neppure stavolta il primo tempo, poi l'attacco di Andrea è stato toccato da Papi, alcuni degli azzurri avevano alzato la mano per chiedere l'out, palla invece che è stata toccata da Papi anche in maniera piuttosto netta, e infatti Papi alza la mano per autoscusarsi. Prima uno ci prova, se l'arbitro però fischia la cosa giusta basta, finisce lì 8-8. Andrea Heller, uno dei due centrali, perfetta la ricezione di Corsano. Samuele Papi, chiamato poco in causa in attacco nelle ultime partite e sempre con i palloni sporchi, quelli più difficili. Questo un gran bell'attacco, è il primo punto del nostro capitano Samuele Papi. Adesso è lui in battuta con quella di oggi, 336 volte con la maglia azzurra. Sbaglia la battuta Papi. Errore numero 2 al servizio che per l'Italia in precedenza aveva sbagliato Mastrangelo. Attenzione adesso ad André. E sbaglia anche l'opposto del Brasile. L'Italia dunque torna avanti 10-9. Parità anche nel conto degli errori in battuta. È importante l'errore di André perché è uno di quei giocatori che riesce spesso a mettere in difficoltà la ricezione. Seconda rotazione con Semenzato al servizio adesso per la nostra nazionale. La ricezione di Giba e aveva parzialmente capito Mastrangelo che ha toccato a muro. Ricezione molto vicina a rete questa. Riccardo, il palleggiatore del Brasile, ha chiuso direttamente con il tocco di seconda. Parità ancora 10-10. Dante ora. Uno dei tre che non è nel nostro campionato, la nazionale brasiliana, lui come detto gioca in Grecia con la Panathinaikos, non ci arriva Giba a recuperare questo pallone con il piede, a battere anche contro i cartelloni pubblicitari che delimitano il campo di gioco, eccolo qua, si era fatto male ad una caviglia proprio nella semifinale del mondiale 98 contro gli azzurri, poi rientrò in campo come ricordava prima Pepe De Giorgi, sempre protagonista nelle partite con l'Italia. Giba adesso va ad attaccare una palla eccezionale, parità 11-11. Beh, importante adesso per mettere in difficoltà il Brasile tenere questa fase di ricezione di punto a punto, perché loro quando ricevono bene, vedete, sono molto rapidi, veloci, attaccano in tre. Noi dobbiamo rispondere in questa fase con il nostro cambio palla, come stiamo facendo, coinvolgendo anche i centrali, e poi vedere di fare qualche scelta tattica importante. Gustavo, la sua battuta in campo, ma è buona la ricezione di Cisolla che poi attacca. Vincente per l'Italia, c'è ancora un contatto sotto rete tra giocatori, Cisolla da una parte e Riccardo cadendo dal muro dall'altra. Vermiglio sta cercando con buona continuità non solo Cisolla in attacco, ma soprattutto perché Cisolla si trova, come vedete, dalla parte di Riccardinho, che è il muro più debole della squadra brasiliana. 12-11 Italia, ci vorrebbe un break adesso per gli azzurri. Cisolla in battuta. Invece purtroppo sbaglia uno dei tre, come abbiamo già detto, insieme a Mastrangelo. Sei autorizzato a rischiare sempre il servizio. Parità ancora 12-12, è il turno ora di Riccardo. Anche lui in Italia dal Minas per il terzo anno a Modena. La ricezione con il pareggio di Papi, cerca il pallonetto. Bravo, da seconda linea. Grande cosa di Corsano, sì, in difesa, e alla fine rimedia l'Italia con l'attacco di Papi, ma gran parte del merito per questo punto va al nostro libro Mirko Corsano, perché ha fatto una cosa eccezionale in difesa. Beh, l'asse Corsano Papi ha fatto vedere cose di grande esperienza e capacità. 13-12 Italia. Mastrangelo riceve Sergio, il libero del Brasile che poi attacca in campo
con Giba, e già da questa prima metà del primo set mi sembra capito un po' che Giba è in partita. Giba è in partita, ma lo è sempre con noi, noi ce lo dobbiamo aspettare. Purtroppo questo è un giocatore che avete visto a tutti i colpi, riesce a tirare parallela, diagonale con una velocità notevole. Eccolo Giba, due stagioni a Ferrara prima del trasferimento a Cuneo. Grande Corsano in ricezione, poi Cisolla da seconda linea, non trova il campo, attacca fuori e il Brasile è avanti adesso per la prima volta in pratica in questo set. Errore dell'Italia, 14-13 per il Brasile. Voltare subito pagina, pensare istantaneamente al punto successivo. Per fortuna arriva grazie all'errore del Brasile con Giba. E continua ad andare a braccetto nel punteggio nel conto degli errori in battuta le due squadre, 3 per parte. È il turno adesso di Vermiglio. Riceve Sergio. Riccardo per l'attacco di André Heller, la palla è fuori, si mette le mani nei capelli. È Bernardinho, torna avanti l'Italia. Era eccolo anche qua, abbastanza... nettamente non c'è il tocco del nostro muro. Soprattutto il nostro muro non era pronto su questa palla, era quasi senza muro. Ancora Vermiglio. 15-14 per l'Italia. Ci pensa André a sbloccare la situazione per la nazionale sudamericana. Parità 15-15, ancora un punto e ci fermeremo per il secondo tempo tecnico, la seconda pausa obbligatoria di questo set. André Heller adesso in battuta, anche lui in Italia è arrivato dopo aver vinto lo scudetto con l'Unisol a Trento, dove giocherà per il terzo anno. Papi, sì. Arriva l'Italia per prima a quota 16, 16-15. Siamo dunque al tempo tecnico di sospensione. Al di là del punteggio, gran bella partita per Pepe con una tensione eccezionale. Tensione eccezionale che viviamo tutti, ma anche loro in campo la stanno traducendo anche in qualità tecnica. Devo dire che la stiamo interpretando bene, perché il modo per tenere i brasiliani attaccati è proprio quello di avere la fase di ricezione d'attacco a loro livello, perché sono tra le squadre migliori al mondo, soprattutto le brasiliane in questo gioco. Quindi adesso bisognerà sfruttare un pochino qualche turno di battuta nostro per cercare anche di leggere un pochino meglio il muro, l'attacco avversario, per prepararci al muro, perché noi siamo molto disciplinati, ordinati in quelle situazioni, vedere di fare un break importante. È chiaro che il Brasile mette grande pressione, perché in quella fase di ricezione attacco sbaglia pochissimo, lo mantiene molto alto, quindi bisogna prepararsi a questo tipo di lotta. È una partita senza fretta, senza sosta, come direbbe qualcuno, perché è importante stare dietro sempre o davanti a questi brasiliani. Meglio davanti. Meglio 16, davanti, certo. 16-15 per l'Italia, che adesso è al servizio con Papi. Batte i piedi a terra il nostro capitano. L'attacco di Gustavo, prima aveva sbagliato André Heller, lui è l'altro centrale e non sbaglia Gustavo, uno dei migliori in assoluto a livello mondiale. Gustavo Andres, centrale del Brasile, che adesso è al servizio con André. Mancino, seconda stagione per lui nel nostro campionato a Trento. Peccato, palla che sarebbe terminata fuori, in pratica non ha fatto in tempo a spostarsi Corsano. Qua un'ingenuità per l'Italia, ma questo tipo di pallone poi prende degli effetti anche molto particolari, prende un effetto flotto che gira. Corsano aveva intuito che la palla poteva andare fuori, ma non è riuscito a scansarsi. 17-16 per il Brasile, sì. Attenzione, ancora Andrea al servizio dopo l'ace. Sbaglia la seconda e parità ancora. Si arrabbia un po' Bernardinho con il suo giocatore, poi invece l'applauso, perché comunque avrebbe fatto bene a rischiare. In ogni caso il servizio, parità 17-17, terza rotazione Semenzato. Anche il Brasile su Semenzato riceve a 3, proprio perché ha la caratteristica di una battuta flotto ma molto veloce, in questo caso ha alzato un po' troppo il colpo, normalmente la sua battuta passa molto più vicino alla rete. Dici qualcosa Giampaolo Montali, il nostro CT. 18-17 per il Brasile. Dante, e sbaglia anche lo schiacciatore brasiliano. Adesso
Bernardinho fa cenno a qualcuno dei suoi nella zona delle riserve di prepararsi, un po' troppi errori, soprattutto molto ravvicinati al servizio per i suoi giocatori. Dante che ancora non ha realizzato punti in attacco, 18 a 18. L'altro errore arriva dall'Italia con Fei. Adesso è una fase un po' particolare, con troppi errori si sta rischiando qualcosina di più, anche perché ci stiamo accorgendo che sono al limite anche con il livello di cambio palla, perché appena stanno ricevendo ognuno sta facendo il suo, quindi probabilmente forzano qualcosina in più. Gustavo, lui con la palla in campo, riceve Corsano, l'attacco per Cisolla, attenzione, ha difeso Dante, l'attacco del Brasile con André murato fuori, punto 2 di André. Il break non c'è stato dell'Italia, arriva invece adesso quello della Brasile, 20 a 18 il risultato. Un rimbalzo non favorevole per il piano di rimbalzo di Cisolla, non ideale, vedete, con le mani un pochino aperte, ha sfruttato benissimo questo aspetto tecnico non ideale del nostro giocatore. 20 a 18 dunque per il Brasile. Ancora Gustavo al servizio. Tiene Papi in ricezione, palla in mano per Vermiglio che gioca così il primo tempo, messo giù da Mastrangelo, splendido questo punto, questa azione realizzata dagli azzurri, a cominciare dalla ricezione di Papi e poi bravo anche Vermiglio a giocare il primo tempo, che avete visto come ha girato bene Mastrangelo. 20 a 19 dunque per il Brasile. Cisolla riceve Giba, Riccardo per Andriel, palla in campo di poco, vicinissima alla linea ma in campo. 21-19, primo punto questo per André Heller. Buon anticipo, guardate dietro, si vede la figura anche di Dante che ha un tempo quasi simile, lo vedrete tra un po' simile, quello è un giocatore della seconda linea, ecco la difficoltà nel leggere il gioco brasiliano. Giocano la Pai, l'attacco dalla zona centrale di seconda linea, quasi come un primo tempo i brasiliani, anche se per ora non l'hanno mai utilizzata in questa partita. Attenzione perché il Brasile adesso realizza il massimo vantaggio, più 3 grazie all'attacco di Giba. E poi avete visto subito le corse e gli abbracci in campo dei brasiliani. Time out chiamato da Montali. Attenzione, è un momento delicatissimo questo del primo set. Time out Italia. Beh, hanno sfruttato benissimo le occasioni, in questo caso dopo il bel palleggio di Sergio, questa è una palla difendibile, qui Corsano ha battezzato la diagonale lunga, mentre Montali comunque chiedeva sempre un uomo su questa diagonale stretta, non ha tirato molto forte, solo di braccio, ma cosa ha fatto meglio il Brasile fino adesso è che ha sfruttato tutte le occasioni che si è riuscita a creare nella ricostruzione rispetto a quello che stiamo facendo noi. Non sono state tante perché ha concesso poco l'Italia, però davvero a una squadra come il Brasile basta lasciare due palloni ed è in grado di fare la differenza e poi recuperare è difficile. Riccardo riceve Mastrangelo, dietro l'attacco di Fei e c'è il punto dell'Italia, altro contatto sotto rete, stavolta tra Fei e Giba, 22 a 20. Va al servizio Mastrangelo, avremmo un gran bisogno adesso della sua battuta. Due punti da recuperare per l'Italia, cambio dentro davanti, fuori Vermiglio. Siamo dunque senza il palleggiatore di ruolo adesso. Sarà importante chiarire subito i ruoli in caso di contrattacco di ricostruzione. Savani dentro per cercare un muro. Buona la battuta di Mastrangelo, non può giocare nel primo tempo. Riccardo attacca e la Brasile comunque vincente con Giba. 23 a 20. Rientra Vermiglio, vediamo adesso un altro bellissimo attacco di Giba. Con il braccio veloce ha anticipato la chiusura del muro di Semenzato, che non ha fatto in tempo a chiudere la parte centrale del campo. 23-20, lo stesso Giba, eccolo inquadrato, è lui al servizio. Giocatore di 30 anni, 1,92 m. Fei ritarda questo colpo in attacco, la seconda linea realizza il punto numero 21 per l'Italia, il quarto pallone vincente nello score di Alessandro Fei, che manda dunque al servizio per l'Italia il palleggiatore Vermiglio. Ricezione di Sergio, Riccardo, un tocco del nostro muro, bisogna sfruttare adesso questo contrattacco, Fei e la palla, sì, no, l'arbitro prima aveva dato la palla fuori, è fuori, ma aveva dato il punto all'Italia decretando un tocco del Brasile. Secondo me adesso ci sono le proteste. Ha sbagliato la segnalazione il primo, perché forse non so se tifa Italia o meno, ma vediamo. È stata segnalata subito la palla là fuori, lui ha visto anche la segnalazione.
qui non si vede tanto comunque, ma la palla era fuori, la discussione era sul tocco o meno da parte del Brasile che non è stato dato, e dunque adesso c'è la prima di tre palle set per il Brasile. Prima il cambio, fuori André, dentro Marcelo. Ha sbagliato Bernardinho, perché perché Marcelo è l'altro palleggiatore del Brasile, e adesso infatti Bernardinho discute con il suo assistente, anzi non ci discute proprio, lo manda al paese un attimo e finisce lì la cosa. Allora, il discorso qual è? Che normalmente il Brasile time out intanto per l'Italia. Sentiamo. Il mio primo tempo a perché adesso si trova davanti, cioè, normalmente il Brasile fa un doppio cambio, secondo me avevano preparato questa situazione, poi Ricardinho è andato dietro, si sono trovati avanti senza problemi, e il secondo deve aver avuto un attimo di incoscienza, ha fatto entrare adesso il secondo palleggiatore in prima linea, che è Marcelinho, che non è un giocatore forte, normalmente il doppio cambio entra dietro proprio per, esatto, per avere i tre attaccanti linea. Invece la prima linea del Brasile è con Marcelo, Dante e Gustavo. In pratica perde un uomo a muro qua il Brasile. Vediamo l'attacco dell'Italia con aveva anche Murato, incredibile, che aveva attaccato proprio su Marcelo, che aveva Murato, e poi di testa questo di Fei. Questo è uno dei pochi, la spalla anzi, uno dei pochi momenti di casualità da pallavolo fortunosa. È andata bene, sì, adesso sì, però dobbiamo annullare altre due palle, le sette ne abbiamo bloccata una, ci sono altre due a disposizione del Brasile. 24-22 il risultato, esce Papi, dentro Lasco, cambio questo invece per la battuta, batte di solito con i piedi a terra Papi. Lasco dunque dovrà rischiare adesso il servizio, momento non facile per lui, bella responsabilità per il secondo posto dell'Italia. 24-22 Brasile, una buona cosa Lasco, poi la palla fischiato a Riccardo, bravissimo mica Lasco, perché entrare così a freddo sulla palla 7, non una squadra qualunque ma dei campioni del mondo nel Brasile, e tirare così senza paura con decisione questa battuta, è stato davvero molto molto bravo, è stato bravissimo e deve osare, sono partite nelle quali bisogna osare, anche perché questa è una squadra che propone adesso nella fase di ricezione quattro persone che attaccheranno, quindi anche un momento oltre che di rischiare la battuta anche probabilmente di fare qualche scelta precisa a muro, perché sarà facile intuire poi a chi Riccardinho rivolgerà e a chi darà la palla. Questa palla finale potrebbe anche essere, ma probabilmente andare davanti Gustavo, tutti i giocatori che possono, Dante, la paio di Giba, insomma per il nostro muro c'è da lavorare. Teniamo quattro possibilità sempre il Brasile in attacco, 24-23, bisogna tenere in campo la battuta, invece purtroppo si ferma sul nastro stavolta quella di Lasco, dunque il primo set è per il Brasile, se lo è aggiudicato con il punteggio di 25-23. L'Italia però ha lunghissimi tratti, ha dimostrato di poter assolutamente tenere testa a questa formazione così forte come è quella della Brasile. 1-0 dunque per gli uomini di Bernardinho nella penultima gara del girone di Hiroshima, quello che ammette alle semifinali. Approfittiamo dell'intervallo tra il primo e il secondo parziale per una breve pausa. La linea dunque alla regia di Roma. Allora sempre in collegamento dalla Green Arena di Hiroshima, Italia contro Brasile, una classica ormai possiamo dire della pallavolo mondiale, due squadre che hanno caratterizzato la storia del volley negli ultimi 15 anni. La Brasile ha vinto il primo parziale con il punteggio di 25-23, André e Giba, grandi protagonisti con 6 palloni vincenti a testa, 5 punti anche per l'Italia con Alessandro Fei, Italia che era partita bene con i centrali, con Semenzato e con Mastrangelo. Vai vai, stiamo lì come ora dicevano i nostri azzurri, infatti questo è quello che deve fare l'Italia, restare agganciato sempre all'avversario.
agganciato soprattutto a questa squadra. E come abbiamo fatto per gran parte del primo set, il Brasile ha avuto più di noi la capacità e la lucidità, la bravura di concretizzare alcune palloni che si sono creati di ricostruzione e hanno fatto dei break importanti. Adesso credo che dobbiamo mantenere lo stesso ritmo sul cambio palla, sulla fase di ricezione e cercare di osare qualcosina di più al servizio per renderci la vita un po' più semplice, soprattutto per il nostro muro. Oppure fare qualche scelta che possa concretizzarsi poi soprattutto sul loro cambio palla. Stare ad aspettare e leggere un attacco a 4. Tra l'altro poi giostrato da una persona come Riccardinho, che è talentuosissimo perché gioca palloni molto ma molto veloci e soprattutto non è molto facile da leggere, in certe situazioni non porta dei grandi vantaggi. L'importante è aver visto comunque una squadra che ha una buona intensità, una buona testa per questa partita. Abbiamo visto in queste inquadrature durante l'intervallo tra il primo e il secondo set la personalità di Giba, come è andato a scuotere anche tutti i suoi compagni. È indiscutibilmente lui il leader di questa squadra. È lui, sì, è un po' la coscienza, come definiamo spesso i giocatori importanti di una squadra, perché è quello che si sobbarca anche l'attacco in momenti difficili, come abbiamo visto quando c'è stata una fase piuttosto difficile. È sempre un buon punto di riferimento per Bernardinho anche dentro il campo. L'Italia è sotto adesso nel punteggio, conduce nel conto set il Brasile 1-0, ma l'Italia c'è, lo ha dimostrato nel primo parziale. In campo adesso per il secondo con il solito sestetto, ricordiamolo, con la diagonale Vermiglio Fei, Papi Cisolla a schiacciare e ricevere da posto 4, a schiacciare da posto 4 Mastrangelo e Semenzato, i due centrali, Mirko Corsano il nostro libero. Solita formazione anche per il Brasile, dunque con Riccardo in palleggio. André, eccolo ad attaccare da posto e sbaglia il suo primo pallone. Giba e Dante sono i due schiacciatori ricevitori, Gustavo André Heller, i due centrali, il libero è Sergio. 1-0 dunque per l'Italia, al servizio con il capitano Samuele Papi, mondiale numero 3 per Samuele Papi, che chiuse con un tocco morbido sua l'ultima palla nel mondiale vinto dagli azzurri a Tokyo nel 98. Qualche problema adesso intanto per Dante alla mano destra, alla pollice della mano destra. Sì, deve essere stato il colpo in ritardo che ha tirato Fei. Questo succede spesso quando si va a muro e si sbaglia un po' il tempo di invasione. E se c'è un colpo ritardato forte, ecco, adesso abbiamo questa visto. È una delle specialità del Brasile, non l'aveva mai usata questa palla nel primo set. In pratica sono stati proprio loro ad esasperare, no, questo tipo di combinazione con questa pipe, sì. Questa palla centrale dalla zona centrale di seconda linea, che giocano davvero come un primo tempo quasi. Sì, è un tempo di ritardo rispetto al primo tempo, cioè praticamente viaggiano nella stessa quasi velocità di rincorsa. Un po' problematica adesso la ricezione dell'Italia, non riesce ad appoggiare contro il muro Cisolla, vantaggio del Brasile con il muro. Lo rivediamo sul nostro schiacciatore. Il muro è stato di Dante, che realizza così il primo punto della partita. E adesso Valerio Vermiglio deve essere bravo, soprattutto nel turno di battuta di André, con ricezione staccata, di avvicinare i palloni a rete che possano permettere ai nostri schiacciatori di scegliere il colpo. André tiene la palla in campo, costretto a correre. Vermiglio per arrivare a palleggiare, poi la mani fuori di Alessandro Fei, bravo davvero il nostro opposto, parità 2-2 e restano anche le recriminazioni per quella palla data fuori a Fei nella fase finale del primo set, quando gli azzurri e la panchina azzurra chiedevano un tocco invece della Brasile. È smentato. Recezione perfetta di Giba e poi il tocco di seconda di Riccardo. Da notare che la battuta di Semenzato spesso va su Giba in seconda linea e corta proprio per togliergli quell'opportunità di pipe, però Giba si concentra a ricevere bene per mettere gli altri poi di... Vedete come il Brasile riesce a trovare spesso soluzioni anche in un momento nel quale si cerca tatticamente una soluzione. È sicuramente una squadra che ha sempre una soluzione da poter giocare, da poter sfruttare, una fantasia sì del Brasile, ma anche con un grande ordine tattico, no? Un gran modo di stare in campo di questi giocatori. Sì, una fantasia ragionata.
se si può dire. Taglia la battuta poi Dante, l'attacco del Brasile. Dopo la battuta dell'Italia arriva invece e l'appunto di Gustavo, il primo di questo secondo set per lui. Importante in questa fase tenere perché poi con i brasiliani è difficile recuperare, perché quando loro prendono molti punti di vantaggio hanno un gioco che è difficile riuscire poi a recuperarli dei punti, quindi è importante tenere adesso la fase di ricezione. Bisogna ritrovare anche un po' l'intensità del primo set, bravo Papi a tenere su Gustavo, poi solo appoggiato l'attacco di Fei, palla per Giri, ma davvero sta tenendo in campo tutto, sta facendo una grande partita, va detto, obiettivamente va detto, grande partita di Giva. Questo è un gran colpo, qui è arrivato, purtroppo è arrivato in ritardo, ecco, vedete Cisolla che è andato in ritardo e non ha coperto quella diagonale stretta che sta dando tanto fastidio. 5-3 per il Brasile, ancora Gustavo al servizio. Staccatissima la sezione di Cisolla, palla per lui in attacco, appoggia stavolta contro il muro del Brasile, palla ancora per Cisolla. Bravo. Stavolta migliore il pallone per lui che riesce a metterlo a terra senza fretta, senza sosta, come ha fatto Cisolla. Non era in una situazione ideale, abbiamo rigiocato di nuovo quel pallone creandoci un'opportunità più favorevole. 5-4 per il Brasile e Cisolla adesso al servizio. Ottima battuta la sua, stavolta non è perfetta la ricezione di Giba e poi risolve comunque André per il Brasile. Fuori il muro dell'Italia, urla ai suoi compagni Mastrangelo che in questa fase ha il compito di dirigere, di orchestrare il nostro muro. Brasile ha servito con Riccardo, il palleggiatore, Corsani in ricezione, Vermiglio per Papi. Tengono in difesa i brasiliani che poi attaccano con Giba. Stava l'Italia a tenere in gioco il pallone, poi a chiuderlo, a metterlo giù definitivamente per il punto numero 5 con Samuele Papi. Samuele, queste sono le partite di Papi. Sì. Si vede subito già dal piglio il quale ha anche attaccato questo pallone quasi senza rincorsa. Lo vedete, qui aveva già fatto solo un passo, però è stato rapidissimo ed efficace. 6-5 per il Brasile, Mastrangelo. Non ha inciso molto ancora al servizio Mastrangelo. Attacco di Giba in campo anche questo. E sono 9 i punti realizzati da Giba, tutti in attacco. È lui che va al servizio. È stato MVP, eletto MVP, vale a dire miglior giocatore. E questo è il premio in assoluto più prestigioso ai giochi di Atene vinti nel 2004 dalla sua nazionale. MVP anche nella World League quest'anno. Questo del muro, la possibilità in contrattacco. Bravi. Per il Brasile, ma anche che noi sporchiamo a muro, dunque possiamo andare con Samuele Papi. Sì. Punto numero 5 per il capitano azzurro, il sesto punto per l'Italia, 7-6. Siamo costretti a rincorrere, ma siamo sempre lì, solo ad un punto di distanza dal Brasile. Vermiglio, la battuta del palleggiatore messinese, la ricezione di Giba, l'attacco di André Heller che spizzica questo primo tempo. Peccato, non era stato perfetto questa palla del Brasile, che invece riesce comunque a fare punto e va con il doppio vantaggio al tempo tecnico di sospensione. Bisogna cercare di sfruttare anche la più piccola delle occasioni, perché questo Brasile che ne lascia davvero pochissime. Tempo tecnico, Montali Beh, si stanno incoraggiando, purtroppo non si è capito moltissimo, tranne che di lasciare uno spazio sulla parallela di palla alta, probabilmente sempre riferito a Giba, perché è quello che sta dando molto fastidio sulla ricostruzione, soprattutto su questa palla in diagonale stretta. Ma l'Italia ha fatto una bellissima azione prima, dove siamo riusciti a toccare a muro. Samuele è in palla, quindi vale la pena di tenerlo bello caldo, sta sente la partita e tecnicamente ci sta dando delle buone cose. E come dicevi tu giustamente, quando loro non fanno delle cose perfette vanno puniti. La pressione che noi possiamo metterli è proprio quella lì, perché il cambio palla spesso sono anche che bravi loro, non è una questione solo che non riusciamo a intuire, ma sono anche bravi loro.
quando c'è qualcosa di non perfetto bisognerebbe adesso arriva al muro del Brasile 9-6 André e Gustavo su Fei. Fei e Gustavo sono compagni di squadra a Treviso. Ancora Andrea Heller dunque al servizio, allunga il break il Brasile, adesso è a più 3 e sbaglia la battuta poi Andrea Heller, il suo primo errore che tra l'altro ha una particolarità perché lui fa sia il salto flotto che il salto normale con la stessa rincorsa. 9-7 l'attacco di Dante per il Brasile, questo è il primo punto in attacco di Dante Amaral. In questo caso c'è un'ottima azione loro, secondo me bisogna pensare poco a questo punto che hanno fatto, ma immediatamente orientarsi a quello che dobbiamo fare noi. André, ecco Dante adesso in Grecia al Panathinaikos, ma ex italiano per 3 anni a Modena. André Nascimento, la sua battuta in salto, tiene in ricezione Corsano, Vermiglio dietro per Fei, attenzione adesso anche agli errori, sbaglia purtroppo Alessandro Fei e dunque +4, massimo vantaggio per il Brasile. Tenere adesso, è il momento più delicato questo della set, soprattutto che già 4 punti sono tanti da recuperare ai brasiliani, soprattutto col turno di battuta di André. André che è il migliore al servizio del Brasile, migliore dei brasiliani anche nella classifica dei giocatori in battuta, al quarto posto. Adesso per fortuna ha sbagliato André il suo errore numero 3. 11-8, tocca a Semenzato. Tiene la palla in campo, erroraccio in ricezione con il palleggio per Sergio e poi una possibilità di contrattacco per l'Italia. Cisolla, bravo qua, bravissimo Fei soprattutto, bravo, sì abbiamo sfruttato benissimo. Fei è riuscito a fare un'alzata in una posizione difficilissima di Bagher, vedete, eccolo qua, la rete senza l'ha messa anche bene per Cisolla, gran diagonale il suo, così deve giocare l'Italia cercando di sfruttare al massimo le pochissime occasioni che concede una corazzata come il Brasile. Buona la battuta di Semenzato, la ricezione di Dan, poi una difesa degli azzurri su Giba, palla difficile questa per Cisolla, bravo, abbiamo rigiocato con il muro avversario e finalmente diamo adesso l'intensità che avevamo nel primo set, bisogna metterla in campo questa intensità. Bene l'Italia, bene la difesa di Semenzato che è un centrale che quindi quando difende vale doppio o triplo e soprattutto come ha giocato con intelligenza Cisolla sul muro su una palla staccata. Purtroppo vale uno come punto, vale doppio, bisognerebbe per sbloccare qualcosa anche in tutta la squadra. 11-10 per il Brasile, attacco di Dante è in campo. Comunque siamo tornati in corsa, si era messa male la situazione, invece adesso siamo di nuovo lì. 2 punti da recuperare ma l'attacco a disposizione. Attenzione alla battuta di Dante che invece decide per il salto flotto, palla che probabilmente sarebbe terminata fuori. Attenzione adesso il contrattacco della Brasile, Giba, bravo Corsano e invece no, punto di Giba. Peccato perché che forse era fuori questa battuta di Dante, evidentemente nessuno ha chiamato l'out a Corsano che dunque l'ha ricevuta. Poi il contrattacco Brasile, punto Giba. Aveva il colpo rivolto verso l'esterno, la palla infatti è andata in tribuna. 13-10. Cambio palla immediato per l'Italia. Serve e arriva con Fei. Intanto già in doppia cifra Giba. 10 palloni realizzati tutti in attacco. 13-11 il risultato per il Brasile. Alessandro Fei, ancora non abbiamo realizzato ace. Lui è uno di quelli che può fare ace. Invece sbaglia la sua battuta numero 2 con la speranza, glielo abbiamo chiamato ma d'altronde lui come dicevi prima è uno di quelli che deve rischiare qualcosina in più e quando si va a tutto braccio insomma la precisione a volte lascia desiderare. Vediamo il cambio palla dell'Italia, vale a dire l'attacco sulla battuta degli avversari, attenzione a Gustavo, sempre insidioso il suo servizio, poi l'attacco di Cisolla, bravissimo Cisolla. Sta entrando ancora di più in partita il nostro schiacciatore. Sta giocando anche con grande intelligenza, va a cercare, vedrete il muro, la palla tra Riccardinho e il centrale, quindi proprio è André Heller, sì, e quindi è una zona che lì può, tirando alto come ha fatto, poter fare dei danni. 14-12 il risultato per l'Italia.
palla che termina fuori. Hanno rischiato un tocco i giocatori del Brasile spostandosi per evitare il pallone. Per nostra sfortuna non lo hanno toccato, errore dunque di Cisolla. Riccardo. Fermiglio per Feis. Con la linea tiene in difesa Dante, poi Sergio gioca questa palla proprio in mezzo della rete. Peccato, non siamo riusciti ad attaccare ancora il Brasile con Giba. Va sul sicuro il Brasile quando la palla a Giba. Ma il problema qui non è stato tanto questo attacco poi di Giba, che avete visto che adesso ha variato il colpo, ha tirato in parallela, non in diagonale. Un'altra incapacità di sfruttare. Sì, avevamo l'opportunità con André, che ha solo fatto un pallonetto prima dalla nostra parte, l'abbiamo veramente gestito male. Qui quando il Brasile gioca con la palla vicino alla rete, palle così veloci, alzate così veloci, è difficile per tutti, insomma. E siamo di nuovo sotto di 4. 16-12 il risultato dunque per il Brasile. Tempo tecnico di sospensione, la seconda pausa obbligatoria di questo set. Con le immagini siamo sulla panchina del Brasile, vedete la differenza, 63%, qualcosa in più in attacco per il Brasile, 50, quasi il 54% per l'Italia. Sì, che non è malvagia come non è, però obiettivamente il Brasile in attacco lo sconosce, che ha grandi percentuali. L'importante con loro qual è? Quello che è successo prima, ma loro ti danno poche occasioni perché poche volte attaccano non bene o con forza. E lì bisogna essere pronti, niente da fare, se si vuole battere il Brasile quelle azioni lì non bisogna concederle, perché poi loro incominciano a sentire la vera pressione, cioè che ogni volta devono fare il massimo per fare punto. Le solite due tifose italiane sono le ragazze toscane di Arezzo e di Firenze, samurai. Sara e Sara, piccoli samurai che si sono imbarcate questa lunga trasferta in Giappone per seguire la nazionale italiana. Adesso subisce un altro punto, stavolta con il muro di André. Eccolo, su Papi, il muro dell'opposto brasiliano. André è il primo con questo fondamentale per lui. 17-12 per il Brasile, che continua con il turno in battuta di Riccardo. Vermiglio dietro per Fei. Stavolta c'è il punto dell'Italia, il nono per Alessandro Fei, 17-13. Abbiamo perso un po' in precisione sulla ricezione e Vermiglio sta facendo un po' fatica a trovare il bandolo della matassa in attacco, perché servire i centrali diventa un pochino più difficile. Mastrangelo. Siamo un po' calati anche in battuta, guardate adesso con la ricezione perfetta del Brasile. Chiaramente, come accennava ieri Samuele Papi, potrebbe non esserci campo per l'Italia se Riccardo si trova sempre palla in mano. Adesso il primo tempo per André Heller. Eh sì, diventa un pochino più complicato, diciamo. Giro al servizio. 18-13 per il Brasile. Palla che tocca al nastro, la ricezione perfetta di Cisolla. Poi il muro a 1 della Brasile. E con Dante su Fei. 19-13. Avevamo cominciato bene anche con i centrali, adesso in pratica mai chiamati in causa in questo secondo set. La ricezione certo non ci ha aiutato. No, non ci ha aiutato perché in delle situazioni di palla non fortissime, ma l'abbiamo mantenuta staccata. Invece l'alto livello, il mantenere l'alto livello significa anche quello, lo fallo con grande continuità, e cioè appena battono non fortissimo la ricezione deve essere perfetta, appena non attaccano in un modo efficace bisogna punirli subito. Questo chiaramente non è facile fare, certo, abbiamo visto soprattutto in questo secondo set. Proviamo a sentire Montaldi. Troppo tardi, dicevamo, abbiamo visto in questo secondo set, quando parlavamo della forza del Brasile, no? No, è proprio questa qua, che praticamente non sbagliano mai, cioè mantengono sempre, no, sbagliano, ma mantengono sempre un livello di rendimento che non scende mai sotto un certo livello. Uno standard di gioco elevato, e questo gli ha permesso in questi anni di essere chiaramente la squadra più forte da battere, e difficilmente sì, arrivano a fare delle partite sotto certi livelli. Questo è poi la differenza fra, diciamo, i grandi campioni, i grandi giocatori e i giocatori mediocri. Insomma, i giocatori mediocri fanno una partita ogni tanto, loro la fanno più spesso. Punto con la pipe di Cisolla, vediamo se l'Italia riesce a recuperare. Sbagliano anche loro, ecco, ne stavamo parlando proprio ora. Li abbiamo un po' chiamato, meno male, siamo anche per far capire che i difetti obiettivamente ce l'hanno tutti, non è che la squadra brasiliana sia perfetta. Ce l'hanno tutti, certo, non ce n'hanno tanti. Sì, diciamo così. 19-15, due punti li abbiamo recuperati. Ci
Dove bene Sergio, poi l'attacco di André Heller, il punto per il Brasile con il suo centrale che va adesso al servizio. La difficoltà, vedete, qui ha chiamato un primo tempo spostato, si chiama, e il nostro giocatore che va dietro a marcare André, perché è subito veloce, che avete detto, deve lasciare libero quello spazio e poi va ad attaccare il centrale. Per questo Riccardinho è anche tatticamente molto bravo a cercare i varchi in mezzo al muro. Palla velocissima quella di Riccardinho, il palleggiatore del Brasile. Adesso per l'Italia con Papi. 20 a 16 il risultato per il Brasile. Possiamo ancora raddrizzarlo questo secondo set. La battuta di Papi, batte in salto anche il nostro capitano Flot, però la ricezione di Giba, l'attacco di André sulla diagonale colpisce il mancino brasiliano. Dobbiamo anche aumentare il nostro livello in difesa, perché sì, sono delle situazioni tipo questa che non sono semplici, ma bisogna andare. Questa è una battuta corta, la famosa, per togliere anche l'attacco di Giba. Questa è la direzione Vermiglio, se riusciamo a prendere qualche pallone anche non normale come traiettoria, nel senso come forza, sarebbe gradito. Prima parte del doppio cambio per il Brasile, fuori Riccardo, dentro Anderson. Dunque adesso Bernardinho ha in campo una squadra senza il palleggiatore di ruolo e sbaglia la battuta André, che dunque dopo l'errore viene chiamato in panchina. Dentro adesso c'è il secondo palleggiatore, vale a dire Marcelo, eseguito correttamente questo cambio dal Brasile, che dunque ha il palleggiatore dietro e tre attaccanti in prima linea. E Bernardinho si è avvicinato al secondo e gli ha detto Isu, che significa questo, quello che dovevamo fare. 21-17 per il Brasile. Marcelinho per l'attacco di Dante, sbagliato. Palla fuori, sembrava quasi un colpo, presa la palla a volo femminile, che è costretto quasi a uno stacco a piede di Dante per attaccare questa palla. Bernardinho non vuole rischiare niente, no. Richiama subito il doppio cambio, fuori di nuovo Marcelinho e Anderson, dentro André e Riccardo, anche se il anche se adesso ovviamente il palleggiatore è davanti per il Brasile, dunque ha una soluzione teoricamente meno, però hanno un punteggio col quale possono gestire con la fase di ricezione attacco. 21-18, semestato, stacca bene questa battuta, riceve Dante, poi Riccardo per l'attacco di Giba, finalmente l'abbiamo fermato questo Giba, però e poi arriva Gustavo e con il primo tempo mette giù 21-18. Sì, l'abbiamo confermato perché Mastroangelo è bravissimo a muro, però guardate questo appoggio di Sergio, ha rimesso di nuovo la palla vicinissima a rete, quindi si sono ricreati un'altra situazione ideale. 22-18 per il Brasile, che è in battuta con Dante. C'è Corsano, bene Vermiglio per Cisolla e passa il muro di Riccardo e Gustavo, tocco vincente probabilmente del palleggiatore di Riccardo. 23-18, grattacapi, pensieri per Montali, situazione difficile per la sua nazionale in questo secondo set. Time out azzurro, proviamo a sentire il nostro CT. Il time out non si è sentito per niente, ma avete potuto ammirare questo passaggio, questa traslocazione di Gustavo a muro, come è stato bravo ad arrivare su una palla veloce, spinta e subito mettere le mani di là e intuire la traiettoria di Cisolla sulla diagonale. 23-18 dunque per il Brasile. L'attacco italiano è in campo con Mastrangelo. 23-19 dunque, primo pallone questo attaccato dai nostri centrali in questo secondo set. 6 in battuta, 4 punti di vantaggio per il Brasile. Non forza, okay. La ricezione di Sergio, l'attacco di Dante, perché in pratica la possono giocare tutti questo tipo di palla. Vedete che la stessa velocità, vedete, ma Strangelo la fatica di leggere questo tipo di pallone, vedete la stessa velocità, il centrale non ha il tempo di risaltare perché è talmente veloce che o deve fare una scelta, no? O sperare che chiuda molto l'attacco, lo schiacciatore avversario. Gustavo, la ricezione di Cisolla,
l'attacco di Ferri, palla in campo per l'Italia, annullata la prima palla set, ma ancora quattro possibilità e queste sono fra l'altro sull'attacco per il Brasile e dunque per portarsi sul 2-0, ci sono la 24-20 il punteggio. Ha giocato decisamente meglio il Brasile in questo secondo set rispetto all'Italia che sbaglia anche l'ultima battuta con Cisolla e dunque si chiude anche il secondo parziale con il successo dei brasiliani per 25-20 Brasile che dunque adesso passa a condurre sul 2-0. Nel bene o nel male la nostra strada si è incrociata spesso con quella del Brasile ad un mondiale, pensiamo al 90 nell'anno del primo trionfo iridato italiano, vittoria a Rio per di più in semifinale e altra semifinale a Tokyo 98, stavolta altra vittoria azzurra e poi titolo conquistato in finale con la Jugoslavia. Nel 2002 invece a Cordoba in Argentina nei quarti, vittoria brasiliana dopo 5-7 chiusi tutti con il minimo scarto. E dunque tutte partite terminate 3-2, ci agganciamo ai precedenti per sperare che anche questa partita finisca 3-2 il Brasile. E avanti intanto 2-0, ci fermiamo per qualche secondo, linea alla regia di Roma. Kinder Friends. Per chi ha la mano piccola, per chi ha la mano grande, per chi viaggia. Penultima giornata del girone eliminatorio, la seconda fase del mondiale, quella che ammette alle semifinali Italia in campo contro il Brasile che conduce nel conto set 2-0, ha vinto il primo 25-23 e anche il secondo se lo è aggiudicato nazionale di Bernardinho 25-20. Gara questa determinante per l'accesso alle semifinali perché in mattinata qua Hiroshima ha già giocato la Bulgaria ed ha già vinto 3-2 contro la Francia. Bulgaria che si mantiene così a punteggio pieno, 7 partite, 7 vittorie, ha già guadagnato un posto per le semifinali. Ce n'è ancora uno a disposizione, se lo giocano Italia, Brasile e Francia. Francia però ha due sconfitte al passivo, una sconfitta al passivo invece per Italia e Brasile, dunque in pratica questo è uno scontro diretto. Domani poi i brasiliani giocheranno contro la Bulgaria già qualificata teoricamente in caso di vittoria del Brasile. Se l'Italia oggi perde diventerebbe inutile la partita contro la Francia, però attenzione, abbiamo detto sono sempre state lunghissime le partite ai mondiali da Italia e Brasile, ci affidiamo alla tradizione per sperare di portare anche questa gara al quinto set. Intanto il terzo parziale è cominciato con il punto del Brasile messo giù da Gustavo, vediamo anche le formazioni, come sono partite le due squadre in questo terzo set con i soliti sestetti, ricordiamoli, per l'Italia con la diagonale Vermiglio, Cisolla, Papi, schiacciatori, ricevitori, Semenzato e Strangelo centrali, il libero Corsano per l'Italia, arriva adesso il punto con Fei che è bravo ad appoggiare sul muro avversario, palla che poi va a battere contro l'asticella. Secondo set per l'Italia. Secondo set ha visto un Brasile veramente in palla, noi abbiamo fatto un po' di fatica in attacco e anche in ricezione, questo qui non è stato compensato con il lavoro in battuta e in difesa, per cui si è visto questo punteggio diciamo abbastanza netto. Adesso nelle prime parole che Montari ha detto alla squadra nella fase di attesa prima di entrare in campo, ha chiesto chiaramente di pungere un pochino di più al servizio, perché se manteniamo questo livello di attacco dobbiamo riequilibrare in qualche altro fondamentale. È stato bravo nella sua prima battuta, sensato, perché ha conquistato il cambio di palla e poi la punta è arrivato con Mastrangelo, sbaglia ancora la ricezione il Brasile, punto per l'Italia, sì, perché appoggia contro il nastro Dante, 3-1 dunque per gli azzurri. Andiamo adesso, bisogna spingere adesso, rientrare subito anche con la convinzione e le motivazioni in questa partita, perché il Brasile è squadra che al di là del gioco anche sul piano psicologico ti mette addosso una pressione incredibile, così come una pressione te la può mettere, penso, perché è un giocatore come Gustavo, sì, qua. Gustavo qui, ma anche la palla che gli ha dato Riccardo, staccatissimo dal suo centrale. Il problema appunto con Riccardo è che lui gioca i primi tempi anche da lontano, per cui poi Gustavo si è fatto trovare veramente
veramente pronto. Adesso Fei ha preso un buon ritmo in attacco in questa fase iniziale, è importante avere questa continuità, oppure come detto prima ritrovare un po' il servizio e la difesa per riequilibrare alcune situazioni. 4-2 il punteggio per l'Italia, punti 12 quelli realizzati da Fei, miglior realizzatore per ora della partita. Giba, punto per la Brasile, peccato, sì. Il muro dell'Italia c'era stato, non è convintissimo Mastrangelo che continua a guardare minacciosamente il collaboratore di linea dell'arbitro messicano Nava. Sono dei palloni che hanno diritto di mugugno, come dico, perché sono veramente veloci e rapidi, che sono difficili da valutare. 4-3 per l'Italia. Gustavo, palla in campo, ma c'è Papi in ricezione, può arrivare solo con il bagger e poi stavolta è in campo il muro del Brasile su Cisolla. Parità dunque, se n'è andato quel piccolo grande doppio vantaggio che l'Italia si era conquistata nella fase iniziale di questo terzo set. Muro di Giba. Giba è arrivato molto bene a chiudere come terzo uomo di rete, ha chiuso proprio la diagonale stretta, che è un buon colpo che ha Cisolla. 5-2 il risultato per il Brasile nel conto dei muri. 4-3 invece in questo terzo set. Adesso il Brasile mette la testa avanti perché c'è l'ace di Gustavo. Ci può stare, l'importante adesso subito concentrati per quello che sarà l'attacco. Abbiamo anche Riccardinho davanti con Fei che ha un buon ritmo. La prima linea della Brasile adesso con il palleggiatore Riccardo e poi André Heller e Giba. Ancora Gustavo al servizio. Stavolta sbaglia Gustavo Endres e torna poi in panchina per il giro dietro al suo posto del libero. 10 errori in battuta per il Brasile, che però ha realizzato due ace. Parità nel punteggio del terzo set, 5-5. Cisolla, la ricezione precisa di Dante, poi viene murato André Heller. Vediamo l'attacco di Giba, molto staccato da rete, l'appoggio di Corsano, primo tempo di Mastrangelo intuito da André Heller. Brasile allora dietro con André, guardate, è stato abbastanza evidente in questo scambio quante soluzioni abbia sempre il Brasile in attacco. Sì sì, ma anche la scelta di Vermiglio di dare il primo tempo a Mastrangelo andava bene, È stato bravo Heller a lavorare, a toccare la palla, poi si sa, loro si sono costruito l'azione. Adesso c'è un cambio anche importante, sì. Esce Cisolla, questo sì è un cambio importante, esce Cisolla dentro Matei Cernic. L'unica cosa è capire se lo farà solo per la fase di ricezione, cioè i tre giri dietro, o dove se lo lascerà anche una volta arrivato, esatto, in una linea. Dunque per l'attacco, errore intanto di Riccardo in battuta, parità ancora 6-6 Mastrangelo. Bisogna pungere di più al servizio, diceva Montali, lo ha fatto parzialmente Mastrangelo. Beh, certo che comunque Sergio ha tenuto in ricezione, poi è arrivato l'attacco vincente di André Heller. Il Brasile torna avanti 7-6, eccolo qua il punto dell'opposto André Nascimento, scusate. Sta battendo con un'ottima intensità il Brasile, punto di Fei, non arriva Riccardo a difendere questo pallone sul pallonetto da seconda linea del nostro posto contro il muro a tre del Brasile. È stato importante questo punto perché eravamo in una situazione piuttosto difficile. 7-7 Vermiglio riceve Giba, l'attacco di Giba, peccato, palla che era stata toccata dal nostro muro. Non è riuscito a difendere Vermiglio a fondo campo, avanti la Brasile dunque 8-7 dopo il punto di Giba. Siamo al tempo tecnico di sospensione, questa prima pausa obbligatoria del terzo set. Siamo adesso con le immagini sulla panchina di Bernardinho, splendido allenatore del Brasile, è cominciato con il suo arrivo sulla panchina sudamericana nel 2001. La grande ciclo di questa squadra, Bernardinho, che è stato anche lui in Italia, sia tra le donne che tra gli uomini a Perugia e a Modena, è stato anche un grande palleggiatore, è stato un giocatore argento ai mondiali dell'82 e ai giochi di Los Angeles nell'84, fra l'altro un tecnico davvero completo perché ha vinto tutto sia tra gli uomini che tra le donne, cosa difficilissima come sembra, perché sono chiaramente due mondi differenti, anche due modi di giocare differenti, quindi fanno capire quanto la capacità di quest'uomo di riuscire a trovare la maleabilità anche mentale nella gestione
degli atleti e anche degli allenamenti che possono essere diversi. Squadra in campo. Brasile avanti nel conto 7-2-0, 25-23 nel primo, 25-20 nel secondo, avanti anche nel terzo parziale 8-7. L'errore in battuta dei brasiliani che al servizio qualche errorino di troppo lo stanno facendo. Una cosa importante che sta facendo Montali adesso, ogni azione gli sta incoraggiando, gli sta molto vicino, perché capisce che è un momento nel quale si va punto a punto e chi molla per primo, soprattutto non dobbiamo mollare noi, rischiamo poi di perdere. Non possiamo permettercelo. Intanto sta riprendendo quota adesso il Brasile di Giba, soprattutto altra splendida pipe giocata dall'attaccante brasiliano. Il primo piano per lui, 9-8 Brasile. Il servizio di André, attenzione, la palla in campo, bravo Cusano in ricezione, Vermiglio per Cernic che attacca il suo primo pallone, lo manda fuori, 10-8 per il Brasile. Diciamo che con questo cambio Montano probabilmente voleva dare un po' più di stabilità in ricezione, che potesse permettere una distribuzione un pochino più variata. Ancora André, sempre in salto ovviamente, riceve Cernic, è andato a coprire anche parte della zona in ricezione di Corsano, contrattacco del Brasile, non tiene il nostro muro, punto di Dante Amaral. 11-8 per il Brasile, time out chiamato da Montali, inquadratura per Dante Amaral, prima era un opposto in questo ruolo, ha giocato a Sydney nell'Olimpiade di Sydney dove era il più giovane dei giochi. Sì, un giocatore talentuoso, veramente capace di fare diversi, interpretare diversi ruoli proprio con le sue capacità. 11-8 Montali, piano con il posto 4 più attaccato per tirare la palla, il puntale pronto ad andare via, andiamo sul gioco largo o fai? Montali adesso sta cercando chiaramente di fare anche delle scelte a muro proprio per mettere in difficoltà questa fase di attacco, e quindi ha chiesto praticamente al centrale di andare spesso verso posto 4, perché comunque l'alzata è molto veloce e non si può partire all'ultimo momento, perché altrimenti non si arriva. E stare attenti sul centrale, sulla pipe, questo attacco dal centro con l'uomo esterno dall'altra parte, quindi una scelta a muro ben precisa. Sono pochi logicamente, ma si fanno sentire i tifosi brasiliani a questa Green Arena di Hiroshima. Per loro è già cominciata la festa, forse è presto, noi lo speriamo che sia presto. Punto di Cernic, è la prima per il Goriziano, importante soprattutto su un'alzata di palla alta col muro a tre, è stato bravo a usare tutta la sua tecnica, la sua sagacità tattica proprio ritardando il colpo. Sementato 11-9 il risultato per il Brasile. La battuta del centrale veneto, riceve Dante, bene Riccardo per l'attacco di André, stavolta sbaglia e sarebbe interessante vedere la reazione di Bernardino. Sì, insomma, ma dai, che ha fatto dei saranno uomini anche che ha fatto dei versi esagerati fingendo di mordersi le mani come se avesse sbagliato chissà quale cosa, anche perché la sua squadra fra l'altro sta giocando davvero una gran bella partita. Dante torna a fare punti il Brasile, eccolo Bernardino, avete visto inquadrato per un attimo, 12-10 il punteggio per i brasiliani, punto numero 7 di Dante Amaral. Questa era la reazione di Bernardino dopo l'ultimo punto dei suoi. La battuta flotte di Dante, riceve bene Corsano, l'attacco per Fei, muro del Brasile con Gustavo e Giba. Da come si è fermato, 10. Sembra Giba che l'abbia preso. Da notare come l'allenatore con questo Bernardino spesso si gira dall'altra parte, solo si vede ampiamente con le braccia che si muove, quindi si capisce che si sta agitando purtroppo. E sono 16 i punti di Giba. Vermiglio per l'attacco della seconda linea di Papi, difeso dal Brasile che contrattacca con Giba, pallonetto, peccato, non ci arriva Papi in difesa, eccolo il break del Brasile con Giba. Sì, stanno sfruttando, questo è un altro pallone che non doveva cadere, l'importante è non farli andare troppo avanti adesso, anche se hanno preso un buon ritmo tra cambio palla e contrattacco.
14-10, terza battuta consecutiva per Dante, poi il servizio finalmente glielo strappiamo con Fei, c'è qualche discussione a distanza con Bernardinho, punti Fei, e comunque il 14esimo per il nostro opposto, è una partita incredibilmente in salita. Sbaglia la battuta Fei, 15-11. Errore numero 3 per Fei. Attenzione adesso a Gustavo perché ha realizzato già un ace. Dopo questo terzo set viene stavolta invece in ricezione Corsano, ma non può arrivare a palleggiare Vernini. E poi ancora una volta Cernic con grande classe. Ecco ancora le reazioni di Bernardinho. Sì, qui ha sfruttato anche un po' il tempo sbagliato del muro avversario, però la famosa palla del postino che si infila fra la rete e le mani. E sfruttano soprattutto la non capacità del muro di entrare nel momento giusto. 15-12. Primo tempo di André Heller, certo, no. Funziona con una precisione impressionante. Cambio di palla del Brasile, stavolta messo giù dalla centrale da André Heller. Siamo al tempo tecnico di sospensione, 16-12. Il risultato in favore del Brasile, 40 vittorie brasiliane, 28 per l'Italia. Nel conto dei precedenti tra queste due squadre. Allora, innanzitutto ho parlato con Semenzato in questo set. Montali saranno diverse indicazioni per il muro, soprattutto come scelta. E gli ha detto in quelle situazioni ideali comunque di andare uno contro uno, quindi saltare sul primo tempo avversario e se dovesse giocare nella pipe comunque di tenere le braccia alte, perché al limite si può sfruttare il fatto che possa chiudere il pallone, e poi di tenere adesso con una buona ricezione, perché sia Cernici che Papi che Corsano sono i nostri migliori ricettori, di tenere un pochino più precisa questa ricezione per avere un cambio palla un pochino più agevole. La situazione non è proprio facile, bisogna dirlo, no. Per il ritmo che ha preso anche il Brasile in attacco. Diceva Montali, adesso abbiamo la migliore ricezione possibile, bisogna sfruttare queste rotazioni. Il primo tempo di Strange intanto è stato difeso dalla Brasile, che si riorganizza immediatamente, hanno una velocità nella riconquistare subito la posizione in campo che da un punto di vista tattico per chiama la palla a volo, indubbiamente è bellissimo vedere. Per noi un pochino di meno, però bisogna dare atto insomma a questa squadra che ha una marcia in più, riesce veramente a sfruttare tutto a giocatori di grandi qualità. Vediamo l'attacco dell'Italia con Papi, altro pallone toccato a muro, poi leggia Sergio dietro per Ciba, la palla è fuori. È uno dei rarissimi errori, davvero il secondo in tutto il match di Ciba. 17-13 il punteggio, cambio nella precedenza ordinato da Montali, fuori Vermiglio, dentro Savani, cambio per il muro. Siamo di nuovo senza il palleggiatore di ruolo, adesso bisognerebbe davvero trovarlo un bel muro, ne abbiamo toccati pochissimi di palloni in quel fondamentale. La battuta di Mastrangelo, palla che termina fuori, 18-13 per il Brasile. Non riusciamo a trovare continuità in qualche fondamentale che ci possa dare almeno come essere punto di riferimento per incominciare a riconquistare qualche punto, perché dal servizio e la difesa non riescono a dare quel qualcosina in più che ci vorrebbe adesso. Giba, lui tiene la palla in campo, grossissimi problemi per la nostra ricezione, poi appoggia Cernic sul muro, non va il mani fuori addirittura di Vermiglio, poi sbagliano tutto gli azzurri, la differenza probabilmente è proprio questa, no? Il Brasile sa sempre cosa fare, adesso l'Italia invece in un momento anche mentalmente l'Italia sa cosa fare, è chiaro che adesso è in un momento di difficoltà, di grande pressione, perché vede che non riesce a trovare il modo per mettere in difficoltà gli avversari. Qui praticamente Fei non è andato per attaccare, c'è stata un'alzata che poteva andare o a Papi o a Fei, e Corsano ha deciso di darla a Fei, ma Fei non era pronto, quindi si tratta proprio più di una situazione mentale, più che esatto, Fei. Proprio una questione mentale, perché adesso questa squadra lo sta soffrendo anche il Brasile, perché non vincerci da 3 anni è qualcosa significa. Sì, infatti anche prima dicevo, Brasile pressione mentale. È una squadra che tutti vogliono vedere, ma pochi ci vogliono giocare contro.
perché obiettivamente ha un livello di gioco altissimo, con tutti fondamentali. Giba al servizio, Brasile avanti 19-14 perché si ferma in rete la battuta di Giba. Il suo secondo errore. Cambio adesso ordinato da Montali. Questo invece è un cambio per la battuta dentro Lasco al posto di Papi. Il problema però è che al servizio adesso c'è, anzi quasi sicuramente l'errore è stato della nostra panchina, che ha anticipato di una rotazione questo cambio. Poi la palla attaccata male da Andrea Heller è stata intercettata più distinto da Cerni, c'è dunque altro punto per il Brasile. Ecco il cambio sprecato in pratica dentro Papi per Lasco. Questo era un cambio da fare nella rotazione dopo, perché Papi andava in battuta, esatto. L'ho anticipato di uno. Andrea, riceve Cerni, c'è Vermiglio per il primo tempo, ben lavorato, ha sementato il punto dunque per gli azzurri con Andrea Sementato, che però non ha realizzato palloni vincenti né in attacco, non è stato mai servito ma neanche a muro nel secondo set. 20-15, finalmente una buona battuta dell'Italia con Papi e poi l'attacco di Dante, sì, toccato nettamente. Punto numero 21 dunque per il Brasile con Dante. Da apprezzare l'alzata di Riccardinho in bagger, che ha messo una palla da lontanissimo vicino alla rete e ha permesso anche a Dante di poter utilizzare un colpo alto. Prima parte del doppio cambio per il Brasile, dentro Anderson opposto in sostituzione di Riccardo palleggiatore. Dopo la battuta di André entrerà anche l'altro palleggiatore, vale a dire Serigno, per ricomporre la situazione tattica con un regista in campo. Cernic colpo alto senza cercare il campo, ma per andare a incocciare le mani del muro avversario non le trova. Errore di Cernic, 22-15. Purtroppo per ora vediamo, perché la partita non è finita, ma mancano 3 punti alla Brasile, dobbiamo dirlo, è squadra che si conferma di un altro pianeta. Beh, rispetto a quello che abbiamo espresso anche oggi noi, sì, è una squadra che già ha un livello di gioco altissimo. Credo che a parte il primo set poi siamo andati spesso in affanno proprio sulla qualità del gioco. 22-15 per il Brasile a servizio con André. La ricezione di Corsano, Vermiglio per il primo tempo di Sementato, che dobbiamo dire ha avuto grandi percentuali in attacco, è stato servito 4 volte, 4 palla a terra, certo che 4 palloni in poco meno di 3 set non sono tanti. Sì, bisogna dire anche il cambio Marcelino al posto di André. Dal secondo, terzo set abbiamo avuto anche una certa discontinuità in ricezione, e soprattutto in tutto questo mondiale si è visto come anche Vermiglio con ricezione staccato, Sementato si è fidato sempre abbastanza poco. La paia di Giba, bella difesa di Papi, vediamo se riusciamo a rientrare in questo set. Andiamo dai, con dai. Cisolla, 22-17. E questo è il fondo, dicevo prima, la difesa, la battuta, qualcosa deve uscire fuori, perché altrimenti è difficile riequilibrare la sfida. Sementato adesso alla servizio per l'Italia. Riceve Giba, bene Riccardo per Anderson. Muro di Mastrangelo su Anderson. 22-18. Con lo stesso. Può ancora l'Italia riaccendere questa partita. Nel set precedente sul 21-18 ha rifatto la stessa cosa, anzi stavolta gli ha concesso un pallone. Ha concesso un pallone, sì, ma comunque non è che Bernardino dia molta fiducia alla seconda diagonale della sua nazionale. Questa è una subito parte. Subito fuori. Questa è una parte. Marcelo e Anderson. L'altra parte probabilmente non si fida anche della nostra nazionale, nel senso che sa che è capace di poter riprendere in mano la partita, quindi non vuole dare altre possibilità, altre chance. 22-18 per il Brasile. Break di 3-0 per l'Italia. L'attacco di Giba. Palla in campo. Ed è il punto per Giba. Infatti poi Bernardino non inquadrato. Dopo questo punto dei suoi ragazzi è andato subito ad abbracciare i due che aveva appena tolto di squadra. C'è davvero uno spirito eccezionale nel Brasile. L'empatia che si vede in questa squadra è notevolissima.
in Taranto 19 palloni vincenti per Giba, 23-18 per il Brasile. Fei, ma con il pallonetto adesso sono anche fortunati i brasiliani. Dobbiamo attaccare ancora, lo facciamo con Mastrangelo vincente, perché la palla è stata nettamente toccata da Riccardo. 23-19 dunque. Fei, abbiamo tre buoni turni in battuta con Fei, poi Mastrangelo. Basta uno perché tre comunque non serve. Non sfruttiamo neanche il primo, perché adesso è la Brasile alla palla match di più. Ne ha 5 palla match a disposizione. Punto di André, 24-19 per il Brasile. Tra l'altro al servizio uno dei suoi uomini migliori in questo fondamentale, vale a dire Gustavo. 24-19. Sbaglia Gustavo. Brasile che è vicinissimo alla semifinale del mondiale, ancora non conquistata in modo aritmetico, anche battendo l'Italia, ma indubbiamente è vicinissimo. Obiettivo già raggiunto dalla Bulgaria, la battuta di Cisola, l'eccezione di Dante, l'attacco di Giba, e chiude proprio lui, il protagonista, il leader, l'anima di questo Brasile, che vince ancora contro l'Italia per 25-20 nel terzo set, 3-0 il risultato. Si conferma la nostra bestia nera. Ci siamo inchinati però una volta di più, non diciamo da 3 anni contro questa formazione, una volta di più ci siamo inchinati davvero davanti a una grandissima squadra, perché questo Brasile oggi lo ha confermato, è davvero una grandissima squadra. Non solo, è la più forte che c'è in giro sicuramente per livello di gioco e qualità. Oggi non c'è niente da dire, abbiamo visto un'Italia che nel primo set è riuscita a tenere un buon ritmo, e è un Brasile che ha un livello di gioco superiore al nostro in tutti i fondamentali, per cui adesso non lo so quante possibilità avremo, ma finché ce ne sono, secondo me questa nazionale, che come vuole Montali, deve rimanere attaccata lì e giocarsela fino alla fine. Complimenti chiaramente al Brasile, perché adesso da tifosi, da appassionati di pallavolo, abbiamo visto una grande partita. Allora, quante possibilità ci sono per l'Italia di andare in semifinale? Andiamo a vedere un po' la situazione dopo la penultima giornata di questo girone. La classifica è questa: a punteggio pieno la Bulgaria già qualificata, qualunque cosa succeda nella partita di domani. Poi un gioco decisivo contro la nazionale di Bernardino, che adesso è per la flash interview a bordo capo. Se domani il Brasile vince con la Bulgaria, chiude il suo girone con una sola sconfitta alla passivo e dunque non può più essere riagganciato. In quel caso sarebbe ininfluente per il passaggio alle semifinali la partita tra Francia e Italia. Dunque, in soldoni, in pochissime parole, gli azzurri hanno solo una possibilità: sperare che domani la Bulgaria batta il Brasile, battere a sua volta la Francia e poi andare a fare i mille conti del quoziente punti. È dura. Sarà dura anche perché bisognerà vedere il Brasile, e sicuramente sarà grande, con grande motivazione, caricato ancora di più. La Bulgaria comunque ha raggiunto una semifinale storica per questo gruppo nuovo, gruppo molto molto interessante. Bisogna vedere anche con che spirito affronteranno quest'ultima partita, visto che hanno già raggiunto la qualificazione. E l'Italia purtroppo lo saprà prima come dovrà giocare anche con la Francia, lo saprà prima perché si giocherà in precedenza la partita appunto Brasile-Bulgaria. Siamo arrivati a quel punto che non avremmo mai voluto toccare, cioè siamo costretti adesso a sperare anche nei risultati degli altri. Dobbiamo infatti, ricordiamolo ancora, dobbiamo sperare che domani la Bulgaria batta il Brasile e poi dovremo superare a nostra volta la Francia. 3-0 dunque per quella che si è almeno per ora confermata la squadra più forte del mondo per qualità, per intensità di gioco, la squadra guidata in panchina da Bernardinho. Questa squadra è il Brasile. L'Italia è stata sconfitta per 3-0, parziali 25-23, 25-20, 25-20. Adesso è davvero complicata, complicatissima la strada verso le semifinali del mondiale per il gruppo di Gianpaolo Montali. Grazie a Giulio Guazzini, che ha curato il coordinamento giornalistico da Roma. Possiamo chiudere il nostro collegamento da Hiroshima. Vi ricordo il prossimo appuntamento domani
alle 10 ora italiana, 10 di mattina per Italia Francia. Un saluto da Francesco Pancani e Fede Giorgi. E la linea può tornare a Roma. Arrivederci da partite del girone, ma ci eravamo comunque messi nella scomodissima posizione di poter contare solo sui nostri risultati, non solo sui nostri risultati ma anche su quelli degli altri, e tutto è girato nel modo sbagliato. Ieri la giornata decisiva con la vittoria della Bulgaria contro la Francia, che obbligava in pratica gli azzurri a battere il Brasile. Invece non solo la nostra nazionale ha perso, ma con i fortissimi brasiliani, campioni del mondo e campioni olimpici in carica, è stata schiacciata. Una lezione severissima di tecnica, tattica ed organizzazione di gioco. Un set, il primo lo abbiamo retto bene, è vero, ma per una squadra con ambizioni è forse anche per questo più scoraggiante verificare come rispetto alla finale di Atene 2004 la distanza con i fenomeni brasiliani sia addirittura aumentata. Constatazione questa oggettiva, perché è quello che ha detto il campo. Una remota ma remotissima davvero chance di qualificazione l'Italia poteva avercela anche oggi nell'ultima giornata, legata sempre ai risultati degli altri. Per sperare ancora il Brasile avrebbe dovuto perdere con la Bulgaria, con diverse riserve nel sestetto, invece il Brasile ha vinto lo stesso 3-1, relegando l'Italia ufficialmente nel girone delle finali di consolazione, quelle per il quinto posto. Italia-Francia poteva essere, doveva essere una delle sfide più affascinanti, un testa a testa per entrare nell'elite del volley mondiale, invece di fronte ecco due delle grandi deluse del torneo. Probabilmente chi vince a Tokyo andrà per incontrare il Giappone, chi perde se la vedrà con la Russia, altro gigante con il morale sotto i piedi. Non commettiamo però l'errore di sottovalutare il significato di questa partita. Sì, chiaro, nessuno potrà essere contento nel caso l'Italia finisca al quinto posto il mondiale. Comunque sarà una delusione, ma dopo la botta di ieri con la Brasile c'è il rischio che la nostra nazionale possa lasciarsi andare. Sarebbe un errore gravissimo, perché qualcosa non è tanto, ma qualcosa può ancora essere salvato. Sarà stata lunga la nottata di Montali e dei suoi, tormentata da questo incubo Brasile che ormai ci rovina il sonno da 4 anni. Difficile in queste condizioni anche ritrovare le energie nervose, caricare le pile, come si dice, per tornare in campo con le giuste motivazioni e la giusta concentrazione, ed è umano anche. Eppure è importante questa partita con la Francia. Pepe De Giorgi. È importante perché ci confrontiamo comunque con una scuola pallavolistica che negli ultimi anni ha sempre fatto delle finali, è arrivata verso la fine. Tra l'altro il fatto di giocare subito ha un buon significato, perché comunque si smette di pensare a quella che può essere stata una delusione, non tanto della sconfitta del Brasile contro il Brasile, perché obiettivamente questa è una squadra che adesso è superiore a tutte le altre, ma soprattutto credo che noi dobbiamo orientarci a questo confronto. Adesso in questo momento i valori sono questi, la Francia è una squadra che gioca una pallavolo che crea un gran volume di gioco, non è potentissima. Tra l'altro Blaine ha dovuto anche rivoluzionare il sestetto, perché l'infortunio di Rouet, l'opposto titolare, ha costretto a spostare Gran Borca in questo ruolo, che tra l'altro sta svolgendo abbastanza bene. Ma è una squadra che offre un bel gioco, perché le sue difese, la continuità, non essendo una squadra potente, costringe comunque a vedere una pallavolo molto gradevole organizzata. Quindi abbiamo l'opportunità immediatamente di poter anche noi esprimere anche quel poco di rabbia, o quel tanto di rabbia, che ci è rimasta dalla partita di ieri. Vedremo se gli azzurri avranno la forza mentale soprattutto per metterla in campo oggi, questa rabbia. Italia che parte con il sestetto, in pratica ha giocato tutto questo torneo, vale a dire con la diagonale che prevede Vermiglio in palleggio con Fei a schiacciare da opposto, e poi Cisolla e Papi, i due schiacciatori ricevitori, Senzato e Mastrangelo, i due centrali, il nostro libero Mirko Corsano. Per la Francia invece in campo con Pujol in palleggio, Franz Granborca opposto, Antiga e Samica sono i due schiacciatori di posto 4, Kiefer, Vadeleu, i due centrali, il libero Exigai. Questo è Philippe Blain, il commissario tecnico della Francia. Inutile nasconderlo, Fefe, c'è un clima, un'atmosfera abbastanza strana, no? Che su in questa partita, due delle grandi deluse del mondiale, perché certo ritrovarsi così all'ultima gara, sicuro di essere già fuori per il discorso mondiale, non era questo
il traguardo né per la Francia né per l'Italia tantomeno. Ma soprattutto abbiamo noi, ma anche la Francia, da recriminare nel nostro percorso di questo mondiale, perché la nostra prima partita con la Bulgaria purtroppo ce l'ha segnata un pochino, ma la Francia ha fatto altrettanto, perché avendo battuto il Brasile nel primo girone, quindi avendo fatto un grande risultato, è andata a incappare in una sconfitta con la Germania, che ha complicato poi questo suo percorso in questa seconda fase. E poi ieri la partita contro la Bulgaria, sì, per la Francia. Ma ieri era avanti la Francia per 2-0, poi ha finito per perdere per 3-2, e fra l'altro una vittoria dei francesi contro i bulgari anche a noi avrebbe fatto un comodo, sì, un comodo, ma devo dire che poi ieri comunque è stata una partita giocata fino alla fine. Lì si sa che quando si giocano quei match comunque vanno a finire al quinto set, dove tutti hanno dato tutto, poi si può perdere, si può vincere, perché qui il livello è altissimo e le differenze sono minime. È cominciato intanto il match, 1-1 il punteggio, primo punto con il muro di Semenzato per l'Italia, poi è arrivato l'attacco vincente di Sami Kapp.